Bentornati su Atomic Heart e dobbiamo andare a prendere la testa di Claire, l'amica di Tereshkova, che è l'ultimo pezzo che manca per ricostruire Claire. Ma gli abbiamo trovato entrambe le gambe, entrambe le braccia. In realtà un avambraccio e un braccio intero. Adesso invece manca l'ultimo pezzo, quello più importante, la testa. Una volta preso questo, possiamo tornare da Tereshkova. Ok. Perché sta davanti allo specchio? Che fa? La febbre del sabato sera. Ok. Ah sì, questo era quello del museo dei robot. C'è un museo dei robot anche nel cartoon, eh? Ok. Ma ricordiamo un cartoon storico russo che esisteva da molto prima che fosse fatto questo gioco Atomic Heart, eh? Allora, l'altra volta noi siamo entrati nel pozzetto nella scorsa puntata. Siamo sbucati qui nella stanza del beluga. Ok. Ciao robottino, non mi attaccare per favore. Questo è quello buono, eh. È innocuo per ora, no. Stai indietro però, se no sparo, eh. Ma stai indietro! Guardati. No! Sta avvicinato. Ok, si è girato. Allora, e da qui noi siamo spuntati qui. Dopodiché abbiamo aperto la porta, abbiamo ammazzato un po' di gente, qua era pieno di nemici. Sono anche dei cadaveri, come vedete. Che cazzo? Mi sono dimenticato che c'erano. Allora, per fortuna non si sono attivati antirobot. Allora, ricordo che qui il beluga si può attivare. Abbiamo visto anche su un computer c'era scritto che il beluga in realtà potrebbe anche esplodere. Forse c'è un modo di farlo esplodere. Ah, c'è il cartoon qua, lo stesso. Sì, è il cartoon quello del pescatore. L'abbiamo già visto. Però fateci caso come il cartoon a volte c'ha proprio è correlato è pesantemente correlato alla situazione attuale, perché qua siamo nella parte del museo che parla degli abissi marini e lì c'è il cartoon del pescatore. Prima invece c'era la parte del museo dei robot normale e c'era lo spezzone del robottino coniglio, no? È particolare, forse non si sa se sono riusciti a far incastrare le due cose oppure se abbiano creato il gioco a immagine e somiglianza ispirati da pe pezzi di quel cartoon che ricordiamo è un cartoon molto vecchio russo, realmente esistente, che è stato fatto tra gli anni 60 e gli anni 90 fondamentalmente. Ma questo non l'abbiamo aperto. È un ascensore? Ok, stiamo salendo o scendendo? Non lo so. Siamo scesi. Quindi dov'è la cima? Siamo saliti, perché in realtà. No, mi sa che siamo saliti perché in realtà siamo molto sottoterra, questo museo. Che cazzo è quella roba? Oh, sono arrivati dei nemici. Le casse hanno buttato giù delle casse piene di nemici. Ok, l'abbiamo tirati giù, eh. Sento altri rumori però. Sicuramente ci sono altri. Questo non ci riesco a andare. L'acqua è molto stagnante, non vorrei entrarci, francamente. Ah, vedete che c'è del.
c'è del polimero, la forza deve andare su quel polimero. Se a me tocca andare su quest'acqua. Oh, il beluga. Quindi siamo sopra. Siamo sopra la parte che abbiamo esplorato prima. Qua c'è un beetle, cioè un scarafone volante. Qua c'è un cadavere. Sono dei pezzi di robot, ma non possiamo raccogliere... c'è una cassa là. Non possiamo raccogliere i pezzi sott'acqua, vedete? No, forse sì. Ok. È chiuso sotto. Entriamo dentro al... Penso che dovrei entrare... Vai su, però... Dovrei entrare dentro sto polimero. Ecco, e là ci sono dei punti in cui arrampicarsi. Ma ci andiamo. Prima però vediamo qua. C'è una porta chiusa. Quassù non ci si può andare. L'altra volta c'eravamo bloccati... qua non ci si può andare. La scala è crollata qua. Andiamo nel polimero. Non hai idea di quanto siano pericolosi? Cosa? Non ho capito. Non capisci cosa? Dicono, si sentono dei dialoghi ma non si capiscono, sono troppo bassi. Momento Tomb Raider. Vedo un sacco di robottazzi là, la cosa non promette bene. Si sentono delle canzoni tipo anni 60. Oh cazzarola! Oh, questo si è svegliato. Mori. Ho fatto un buco un petto però, eh. L'ho buttato giù. Finito in acqua. Ma io sento il rumore di una cosa, di un'elica, ma non capisco dove arriva. Da qua. C'è un tizio appeso. Provata. Non va a morire. Lo reggi un momento.
Non muore. Oh, ce l'ha fatta. Qua mi sa che è chiuso. Ok, torniamo qui dove c'è il rumore dell'elica. Vediamo un po' che dobbiamo fare qua. Questo è il rumore del cartone, questo è l'audio di un cartone. No, della radio? Sono giradischi. Io lo vorrei fulminare il giradischi, sennò mi scatta il copyright. È questo che fa rumore? Eh? Ah, questi sono degli specchi. Non capisco cos'è che fa quel rumore tremendo. Secondo me è un bug audio, perché questo rumore lo dovrebbero fare quei nemici. Ah, là c'è un ponte crollato con del sangue. Vediamo che succede se freno. Boh, non capisco cosa è successo tremendo. Non succede niente. Non capisco cosa accade. C'è del sangue qua. Devo salire su quei pezzi gialli. Allora, siamo quasi in superficie di nuovo. Ah, quello è il famoso monolito, ve lo ricordate? Quello che non eravamo riusciti a raggiungere da su. Da sopra. Ah, ma questo è uno di quei buchi famosi. Quei buchi coi pedali. È da qui che arriva l'energia elettrica. Ne sei sicuro? Assolutamente sì. Come? Perché in questo posto c'è una delle mie cose preferite in tutto il cazzo di mondo. Un relè. Davvero? Pensavo che preferissi i barattoli. Dai, dai! Sono stupido. Infinitamente stupido. E sono morto per la mia stupidità. Se mai verrò sepolto, queste parole dovranno essere incise sulla mia lapide. Cos'è successo? Ho provato a scappare, ma non sapevo come ruotare questi aggeggi sul pavimento. Altrimenti avrei aperto il passaggio. È un rene di sicurezza. Sembra abbastanza semplice, ma ero nel panico e ho fatto una cosa stupida. E poi, boom, sangue ovunque. Un dolore insopportabile e... è finita. Sì, devi regolarli per colore. Beh, la sfiga capita. Non è colpa tua. Riferirò alla guida che sei qui. Per ora. Ok, quindi in pratica questo era stato inseguito dai robot e non ha fatto in tempo a risolvere questo enigma, che però per noi è super facile, vero? Forse è un po' più complesso degli altri, anche perché in verticale devono essere tutti e tre azzurri, quindi quello azzurro mettiamolo al centro. E poi cerchiamo di farlo andare un po' a sinistra. Così. E anche un po' a destra. Così. Dovremmo aver risolto. Esatto, invece ce l'abbiamo fatta. E adesso questa si dovrebbe aprire. E tu uscita? Non me lo dice, comunque si dovrebbe essere exit. Ok, siamo usciti, eh. Siamo usciti dal museo dei robot, raga. Ma io devo trovare la testa di... Devo trovare la testa di Claire. No.
inchioppato. Ti piace testa di latte? Ah, ho finito la carica. Ok, questo abbiamo fatto a pezzi. Bene. Oh, vabbè, abbiamo fatto piazza pulita, eh? Buono. Qua che c'è, eh? In realtà sto luogo già l'avevamo visitato, però c'ero morto quando ci eravamo arrivati, ricordate? Stavo col macinino, mi fa, oh no, quello nero no, quello nero no. Scappa, scappa, cerbo nero. Io scappo, raga. Allora. Sì, ma io devo raggiungere. In realtà qua infatti ci segna che dobbiamo andare su. Io perché sono salito qua? Oh, guarda qui. Perché sono salito qua? Se in realtà devo riscendere perché mi serve la testa di. La testa di Claire che sta sotto, mi sa. Oh, ma guarda questa moto col sidecar, peccato che non si può guidare. Allora, devo scendere giù qua, mi sa, eh. Devo riscendere. Però che cacchio sono salito a fa' allora? Chi l'ho aperta a fa' sta porta? Non lo so, manco io. Però vedete sto gioco come passa dalla parte chiusa alla parte aperta subito. E qua c'è il monolito, non ci possiamo andare, è chiuso. Ah, c'è robo nero, che faccio io meno? Meniamogli, ma nella maniera più spettacolare possibile. Ciao, robottazzo nero, guarda qua. Sfornato? È morto. No, non è morto. Morto? Stavolta sì, eh. Ok. Ah, ora che c'è qua? Compagno Stockhausen, ho fatto fare la visita segreta del BBNH a quel giornalista straniero. Ha visto tutto. A momenti gli uscivano gli occhi dalle orbite. Moriranno di invidia quando leggeranno l'articolo. Ci affibbieranno altre sanzioni e faranno un altro ordine di robot. certo che quei capitalisti sono proprio strani. Ok. E non si apre l'ultimo cassetto qua, sto a rosicà. Però se me lo apre sto cassetto del... Ok, me lo apre. Ok. Qua abbiamo esplorato un bel po'. Mo ce ne torniamo sotto perché dobbiamo trovare la testa di Claire. Dobbiamo tornare giù. Che cacchio l'abbiamo aperta a fa' sta porta? Io non lo so, non c'ho idea adesso. Come faccio a tornare giù adesso? Qua fa tutto sto casino per andare su. Qua mi dice che devo tornare giù. Oh cazzo, che botta. Ma non è che c'è un bug qua. Che la vedi? Dice 31, 3, devo seguire la freccetta. Se mi butto in acqua? Flu? Ok. Eh no, mi sono incastrato qua. Dove cacchio devo andare qua? Come c'è oltre qua? Devo tornare indietro. Oddio, che cazzo è questo sparato? C'è qualcuno che sta sparando. Ma chi è? Sono i rumori.
Eccolo! Figlio di put... È morto? Però mi sa che ce n'è un altro. Vedete, sento dire... Ah! C'è un robot sott'acqua! Eccolo il figlio di Bonato! Questo non gli posso sparare, raga, perché sott'acqua non posso attaccare. Come faccio? Ma io scappo. Ma che cazzo? Ovviamente non dovevo affatto prendere l'ascensore che abbiamo preso prima. Non andava proprio preso. Che cacchio sono salito a fa? Vabbè, abbiamo aperto da sotto, abbiamo aperto un passaggio da sopra a sotto. Quindi anche quando ritorneremo sopra potremo usarlo. Oh, di nuovo. Un fiume stronzo. Ma no, ho usato pure la levitazione. Niente, raga, tutto quello che abbiamo fatto, quasi tutto quello che abbiamo fatto dall'inizio della partita, non è servito a niente. Perché abbiamo fatto tutta una strada che non dovevo fare, praticamente. Vediamo un po' se ci ha salvato la posizione a un certo punto, però. Vediamo un po'. Eh no, mi ha fatto ricominciare dall'ascensore. Ah, mo da che siamo risaliti dall'ascensore, vero? Penso di sì. Ok. Oh, che strage l'ho fatto prima. Lo spawnato tutti al volo. Grazie al big boy. Al ragazzone. Ok, abbiamo preso tutto, penso. Tu sei pacifico, vero? Ok. Ah, dove cacchio... Dobbiamo andare lassù. Come ci arrivo lassù? Dobbiamo andare lassù. Ci desse un modo per salire. Ma se io vado sopra, poi dovrei spaccare il vetro per scendere giù. Vediamo se questa cosa può aiutarci. Ah, ecco ancora, si muove il beluga. Wow, guarda che roba. Oh, cazzo, no! Sarei addosso. Ha funzionato? Ah, sì. Ecco, prima sta cosa non si poteva fare. Dopo che siamo stati su a muovere delle cose, adesso funziona. Bene. Guardate i pesci finti appesi coi fili. Ah, sono beluga, sono dei mini missilotti del beluga. Qua non c'è niente. Perché qua in teoria in questo piano non ci doveva salire nessuno, in teoria. Quindi... Qui si sono delfini, ma non sono beluga. I beluga sono un po' diversi da delfini. Il beluga è un incrocio fra un delfino e una balena, praticamente. Allora, dov'è la tua testa? La mia testa è esattamente al suo posto, ma quella di Claire dovrebbe essere da qualche parte sul tuo piano. Come ti dicevo prima, qualcosa la sta schiacciando con una forza incredibile. Come un'emicrania, come un escavatore, come un'intera montagna. Ho capito, va bene così. Anche il tuo piagnucolare mi sta facendo venire un'emicrania. Ok, quindi dobbiamo trovare sta testa che è schiacciata sotto qualcosa. Tanto risalviamo. Ok, questo è il famoso cartoon di quando il coniglio strappa i pantaloni al lupo e il lupo si incazza, ovviamente. Andiamo un attimo a vedere se possiamo fare dei potenziamenti stavolta al guanto, ai polimeri. Vediamo un po'. Allora, la scossa è completamente potenziata. Qui il personaggio possiamo aumentare la salute massima, ottimo. E poi per quanto riguarda la telecinesi, possiamo
Accelerazione caduta forzata. Può far accelerare i nemici rilasciati infliggendo loro danni da caduta. Ah, buono. Quando cadono giù prendono danno quando facciamo la telecinesi. Poi tartano barometrico aumenta i danni in secondo della telecinesi di massa. Questo pure è buono. Potenza aumentata. Potenziamento dell'unità neurocinetica della telecinesi di massa che ne aumenta di molto la potenza, permettendo di sollevare i nemici pesanti. Quindi questo ci permette di sollevare anche quelli grossi. Ah, però la cosa più importante è che dobbiamo aumentare la forza, l'energia. Questo è più importante. Ok, fatto questo, vediamo se ci avanzano. Sì, ci avanza. Possiamo fare o quello per sollevare i nemici pesanti, o quello per aumentare i danni al secondo, o quello per fargli male quando ricascano. Io dico questo qua, danni al secondo. Quindi mentre sono sollevati prendono danno. Vai. Ok, ora vediamo la procedura desiderata. Vediamo le armi, se riusciamo a pensarle un pochino. Allora, posso comprare il pastet, che è praticamente un macete. E posso comprare... No, il Kalash già... Ma ce l'ho già il Kalash. Quante volte me lo fai comprare il Kalash? Non ce l'ho il Kalash. Io ce l'ho il Kalash. Ce l'ho il Kalash, ecco qua, vedi. Ce l'ho. Me lo fa ricomprare, me lo fa buttare i soldi. Allora. Questi sono i potenziamento armi. Possiamo comprare un'arma nuova, quindi potrei comprare... Kalash già ce l'ho. Posso comprare il pastet. Perché qua... Questo è un bug, perché mi dice risorse sufficienti per il Kalash, ma io già ce l'ho il Kalash. Quindi boh. Non lo voglio però il macete per ora. Voglio potenziare quelle che ho già. Vediamo un po' l'elettro, se possiamo... Ah, io dovevo potenziare il fucile in realtà. Devo potenziare il fucile per farlo più potente contro i robot. Con questo, eccolo qua. Danni aumentati ai robot. Perfetto. Ma è più potente contro i robot. Vediamo un po' l'elettro. Questo. Pure questo. Perché non ho comprato questo? Ah, però dice. Allora, ci servono 10 di quelli tondi e 8 sfere. Allora, vediamo un po', perché qua si possono riutilizzare i pezzi, eh. Ecco, abbiamo comprato questo, ma se noi lo togliamo... devo togliere tutto, però. Però posso far così, guardate. Mi sono ripreso tutti i pezzi del polarizzatore elettromagnetico, ma però lo rimetto. Allora, diminuisce il rinculo, cadenza di tiro aumentata, aumenta la precisione. Poi aumenta i danni. Mo stiamo come stavamo prima. È come se avessi tolto il danni aumentati ai robot. Se noi mettiamo questo... Andiamo sulla canna... Aumenta i danni a ogni colpo, già ce l'ho. Rimbalza proiettili, non lo voglio. Aumenta i danni ai robot, vedi, adesso lo possiamo mettere questo. Mi è più utile sulla pistoletta, aumenta i danni. Invece mo sul fucile non lo possiamo più fare perché ho già sprecato quei pezzi, vedete? Non c'ho più i pezzi. Però è più utile farlo sulla pistola, perché la pistola, anche se è meno potente del fucile, c'è praticamente proiettili infiniti. Quindi renderla più efficace contro i robot è tutto un guadagno. Ok. Dov'è la testa di Claire? La musica è Popcorn, che è molto famosa, e qua scatterà il copyright. Guardate qua, lui fa tipo il, non lo so, c'è un casco, fa il muratore qua, fa l'operaio, e gli hanno accollato un sacco enorme, gli ho detto vai. Lui va, allora qua sicuramente mi scatterà il copyright, ragazzi, quindi mi dispiace che sta puntata non sarà monetizzata probabilmente. C'è una specie di pressa. Ah, la pressa, vedete? Mo gli hanno accollato un termosifone da portare nella casa da costruire. Allora, dicevo che in pratica c'è una pressa. La pressa si ricollega al fatto che la testa di Claire, a quanto pare, è schiacciata sotto qualcosa tipo una pressa. Quindi, ecco, mo sta dentro una vasca. Si è messo dentro una vasca.
Gli hanno buttato altre vasche sopra, sono un po' tante, quattro vasche di piombo da portare. Okay. Questo è quasi completo, sto cartone di sopra. Ok, è caduto. Questa musica che è popcorn? Musica è popcorn, è una musica famosa elettronica degli anni 70. Che hanno remix, tantissimi l'hanno rifatta poi sta canzone, sto brano qua. Gira, c'è anche la versione da discoteca. Ok, diventava una serpentina. Le musiche sono, cioè le animazioni sono ritmo di musica, eh? Non l'avevo detto questa cosa. Ma qua ricomincia da capo, penso. E qua lui sta su una bici. C'è tipo una musica country adesso. Poi se stacca la bici, guarda, sicuro, eh. No. Ha preso un'altra bici. Ah, si è accorto dopo 3 ore che la bici non camminava. Che era solo per allenamento quello. Si vuole pappare la lepre. Boom! Mazza e botta. È diventato un tandem! È diventato un tandem! Poi i tandem non l'ho mai capiti. Sono delle bici che andavano di moda tra gli anni 70 e gli anni 80, ma per le coppie. Ma in realtà era uno scam, perché visto che andavano a scatto fisso, succedeva che entrambi dovevano pedalare alla stessa identica velocità. E poi erano enormi sti tandem, museo c'è scritto. È un casino da logisticamente, perché erano enormi ste bici tandem. È un museo medievale? Guarda un po'. Ha detto da, che vuol dire sì, credo, è russo. Ah, giocano a scacchi, sì, perché in Russia il gioco degli scacchi è molto popolare. Anche i bambini giocano a scacchi, gliel'ho insegnato fin da piccolo. Ha fatto una mossa che non si può fare. Dice, che cacchio hai fatto? Non si può metterla. Mi sa che Lupo non sa giocare a scacchi, ecco. Mo gioca a scacchi nella maniera peggiore possibile, ovvero dando le schicchere. E il coniglio Kasparov si incazza. Era un po' alto il coniglio, mo gli mena, lo pista, l'ha lanciato nel coso. Ragazzi, stiamo perdendo un sacco di tempo a guardarsi i cartoon, però sono caratteristici. Dobbiamo andare a prendere la testa di Claire, però. Questa puntata abbiamo perso un sacco di tempo, prima nella parte... No, però in realtà no, perché andare nella parte superiore lì ad aprire quel relè era necessario, perché altrimenti non potevamo fare il beluga. E qua però, ragazzi, qua i cartoon continuano. Qua lui sta catturando i polli. Questo è un altro cartoon. Ah, mo lo ingabbiano pure a lui, che ridere. Così si impara. È rimasto cago, date fuori. E il coniglio se la ride e mo il lupo si incazza. Guarda, pure se sta tutto ingabbiato, ugualmente vuole dare la caccia al coniglio. È proprio testardo, eh. C'è il cane col sale, il sale grosso. Il cane vuole sparare col sale nel culo al lupo. È una cosa che si usava anticamente. C'erano delle lupare che si potevano caricare a sale. Ecco, ricomincio. Ok, l'abbiamo visto tutto questo spezzettone di cartoon. Ma qua io potrei scegliere... Oddio, qua mi sa che c'è un boss, eh. C'ho sta vaga impressione. Codice piattaforma volante Icaro. Le eliche di questa piattaforma volante hanno preso il volo per la prima volta nel 1950. La piattaforma può viaggiare fino a 47 km/h e ha perfino raggiunto autonomamente la piazza rossa. Me coglioni, allora questo è morto. C'ha pure un tavolino piantato nel sedere. Tanto vi sente ancora popcorn. Qua c'è una di queste nuvolette galleggianti. Qua chiuso. Sempre la musica. Se premo lì che succede? C'è un bottoncione. Ah, si può scendere qua, guarda un po'.
Si può scendere a piedi volendo, però prima premiamo il bottoncino e vediamo che succede. Sembra un labirinto per bambini. Sarà un gioco da ragazzi. Beh, che devo fare? Ma che devo fare questo labirinto per bambini? Lo posso ruotare? Ah, c'è la pallina, vedete? Tipo la microguida. Devo riuscire a mandare la pallina tipo qua. Dove ho mandato la pallina? Non ho capito qual è l'arrivo. Non vedo un cazzo. Dov'è l'arrivo qua? Quel coso centrale forse. E non ci va. Dove cacchio ho mandato la pallina, raga? Che cosetta vivace che sei, non è vero? Allora, ah, ecco l'uscita, l'ho vista. Ok. Questo è il classico labirinto meccanico, ricordate? Come ti ruoto, Nella rubrica dei giocattoli anni 80 ho anche portato una di queste, di questi giochini di legno. Penso di esserci arrivato. Eh sì. Vai, scendi. Ok. Adesso sì che stiamo facendo progressi. No, devi andare su. Vai. Hai una qualche idea di quello che stai facendo, maggiore? Sì, ho quasi vinto. Ecco, qua è difficile l'ultimo pezzo perché vedete. Solo un secondo. Che vedi la pallina come va, aspetta. Vai giù, vai giù, vai giù. Dai, non andare lì. Vai giù, vai. È così difficile? Sì, è difficile perché i controlli fanno cagare. Ma dove vai? Torna indietro, pallina di merda. No, guarda un po' se va, Vai giù, pallina del cacchio. Ok. Cazzo di maledetti crostini! Sei incazzato. Dai, fermo, fermo lì, scendi. Sì! Fatto! Lasciamo stare. È stato facile. Facilissimo. La carogna infame alla svolta di una via, su un letto seminato. La carogna infame. Il ventre all'aria, come femmina lubrica che brucia e trasuda veleni, spalancava in maniera. Ma che sta dicendo? Questa è Claire. Il ventre pieno di esalazioni, il sole raggiava su quella lordura. Sta delirando, Claire. Cento volte alla grande natura ciò che lei aveva congiunto e il cielo guardava la carcassa superba sbocciare come un fiore. I miasmi erano così forti che sull'erba credeste svenire per l'odore. Le mosche ronzavano su quel ventre putrido, donde uscivano neri eserciti di larve che colavano come un denso liquido lungo quei viventi lacerti. Tutto scendeva e saliva come un'ondata, poi esplodeva scintillando. Si sarebbe detto che il corpo in una folata si stesse moltiplicando e quel mondo ridava una musica insolita, come l'acqua corrente o il vento o il grano che un vagliatore volta e agita nel vaglio ritmicamente. Le forme sfumavano in stato di sopore, di abbozzo a venire tardo, su una tela dimenticata che il pittore termina soltanto col ricordo. Da dietro le rocce una cagna inquieta ci guardava con occhio irato, spiando l'attimo di riprendere allo scheletro il pezzo che aveva lasciato. Eppure voi sarete simili a questa sozzura, a questa orribile infezione. Stella dei miei occhi, sole della mia natura, mio angelo e mia passione. Sì, tale sarete, oh mia regina delle grazie, dopo i sacramenti estremi, quando andrete sotto l'erba e i fiori grassi a marcire fra gli ossami. Allora
Oh mia bellezza, direte a quel verme, a mangiarvi di baci disposto, che ho conservato divina essenza e forme del mio amore decomposto. Che poesia è questa? Una poesia mortifera? Non lo so, c'erano degli autori famosi che hanno scritto delle poesie macabre tipo questa, ma non la so identificare. Qua nei commenti, se potete, scrivetemela, poi se riesco magari la scrivo io, se riesco a capire qual è. Ok. Sì, abbiamo trovato la testa. Dobbiamo proseguire. Charles, hai idea di quanto tempo ci rimane? Non so dirlo con certezza, ma sicuramente non molto. Finalmente! Ho tutte le parti. Devo uscire da là. E come faccio? Quando si può passare? E qua è chiuso, non posso passare. Qua è tutto chiuso. Non posso andare qua. Oh, qua casco, eh. Ah, forse devo passare attraverso le piattaforme. C'ho paura di cascare, però, francamente. Un po' se riesco. Vediamo un po'. Ok, siamo sul labirinto che prima abbiamo usato per la pallina. Provo ad andare lì o lì. Se casco è un problema, eh. Se vado qui. No! La nuvola sta scendendo! Vai! Ce l'ho fatta! Ok. Ah, c'è una cosa qua. Icaro è l'orgoglio della struttura 3826. Il volo inaugurale della piattaforma fluttuante avvenne nel 1950. Divenne le fondamenta di una città chiamata Celomei in onore del suo reparto di progettazione. La città fluttuante ospita circa 2500 abitanti, per la maggior parte scienziati e personale di servizio. La piattaforma può viaggiare a 47 km orari e ha raggiunto autonomamente la Piazza Rossa il 1 marzo 1950. Charles, come fa a volare? L'Icaro, grazie all'eliche maggiore. Perché me lo chiedi? Pensavo che volasse grazie a quei cuscinetti magnetici, come se rimbalzasse su qualche magnete sotterraneo o cose così. È proprio un peccato che tu non abbia mai studiato scienze. Ma scusa, pensa se esistessero delle gallerie segrete sotterranee piene di magneti sparse per tutta l'Unione Sovietica e l'Icaro ci volasse sopra. Che idea geniale. Ma le nostre varie strutture sono sostanzialmente gallerie sotterranee ed effettivamente in qualcuna ci sono dei magneti. Mi piacerebbe vederli. Sta di fatto che hanno scelto uno strano nome per la piattaforma. In che senso? Beh, quell'Icaro non fece una bella fine. Volò troppo vicino al sole e si fece friggere. L'avevo studiato a scuola. La tua conoscenza della mitologia è notevole, maggiore. Beh, lo sanno tutti. Vabbè, comunque, allora, come vedete, il nostro PN03, il nostro maggiore, ipotizza cuscinetti magnetici per far levitare le cose. Cosa che è stata pensata negli ultimi anni per ottenere una cosa tipo le autovolanti o gli hoverboard dei Ritorno al Futuro 2, gli skateboard volanti. Ma in realtà è una tecnologia molto costosa e molto poco pratica, perché devi fare praticamente dei binari sotterranei. E invece qua nel gioco dice che invece loro sollevano le cose con steliche giganti. Ok, quindi allora ragazzi, dopo aver creato i nuovi connettori gamma, il dottor Sechenov ha distrutto i beta, giusto? Ufficialmente sì, distrussero solo la tecnologia usata per costruire i connettori beta. Il paio di anelli sperimentali venne semplicemente rimosso dai registri e dissero di averli riciclati. Quindi dove sono ora? Vedi che succede qui? No, nessuno sa niente per certo adesso. Gli anelli potrebbero trovarsi su un banco da laboratorio o essere stati distrutti da robot impazziti. Ok, qua ci sta quello dell'autobus che già abbiamo visto. Allora ragazzi, la puntata finisce qui. Io vi saluto. Abbiamo finalmente preso la testa di Claire e dobbiamo solo rimetterla al suo posto. Per questa volta è tutto. Ciao ragazzi. Alla prossima.